Buonasera a tutti, ringrazio Laurent per l'occasione di poter parlare e avere questo scambio con voi. Colgo l'occasione per dire anche che è fondamentale riuscire a scambiare esperienze e best practice, ma anche problematiche a livello europeo in questo momento nel quale l'informatizzazione, la ICT e le tecnologie informatiche rendono il mondo sempre continuo, mentre invece ogni nazione permane e continua ad avere le sue leggi anche differenti da una all'altra, e questo crea grossi problemi. Ringrazio i relatori precedenti di aver affrontato l'argomento con cognizione di causa e aver parlato di CERT, che è fondamentale. Il Computer Emergency Response Team è indispensabile oggi di per riuscire a tutelare l'informazione, perché l'informazione ha valore e l'informazione è potere. Comincerò dicendo semplicemente che la sicurezza e la security è un atteggiamento mentale prima di ogni altra cosa. Io mi occupo di protezione dell'informazione dal 1982 e di tutela dei dati sanitari pubblici dal 2000. E quindi un po' di tempo e posso permettermi di dire determinate cose, visto che sono vecchio, ho visto iniziare ad usare il PC, ho visto nascere internet con una certa mentalità e quindi ho capito quali sono le problematiche, quali sono i pericoli, quali sono le opportunità, perché internet ha cambiato completamente il nostro modo di lavorare, ma non siamo veramente sicuri di saper gestire questo cambiamento. Si parlava di formazione, il relatore che mi ha preceduto ha parlato di formazione, è indispensabile e fondamentale, ma i governi non investono in formazione come i governi non investono in security informatica. E questo è un problema. Quella che noi adesso abbiamo la definiamo la società della conoscenza. I miei studenti fanno le tesi cercando in internet e copiando da Wikipedia, poi io prendo una frase, la metto su Google e salta fuori il testo e lo faccio tornare un'altra volta. Una volta noi cercavamo nelle biblioteche di informazioni, una volta un tempo noi usavamo strumenti tradizionali e la vita, il mondo era più lento, adesso ora il mondo è accelerato spaventosamente, veniamo chiamati a generare e a condividere quantità enormi di informazioni, spesso inutili, ma c'è qualcuno che da questa marea di informazioni inutili trae vantaggio. Noi non facciamo più colazione leggendo il giornale al mattino con calma, noi facciamo colazione guardando la mail, rispondendo all'ufficio, rispondendo a sciocchezze che altri scrivono sui social network, dando pareri o propagando pareri, spesso senza pensare che quando clicchiamo mi piace, in realtà noi aderiamo ad un'idea e potremo anche essere denunciati per diffamazione o per apologia di reati. I bambini adesso sono connessi, i bambini digitali vanno in rete, ma in rete trovano tutti i pericoli, non solo tutte le informazioni. Quando io voglio raggiungere un posto che non conosco, guardo su Street View. Dietro l'angolo dice il Ministero della Salute, a Bucarest. Però quelle persone che sono state riprese dalle telecamere di Google, magari forse non volevano essere riprese. Google è stato infatti anche sanzionato dalle autorità garanti per questi motivi. Hanno mascherato i volti, d'accordo, e anche le taglie delle automobili. Però se io conosco qualcuno lo riconosco ugualmente. In Italia da noi c'è stato uno che ha divorziato, perché la moglie cercando su Street View l'ha visto sul terrazzino che fumava e il terrazzino era della ex amante del marito. Sfortuna direte voi. Ma qualcuno potrebbe anche tutelare queste cose. Si parlava di attacchi cyber. Su questo sito vengono rappresentati gli attacchi in tempo reale, sorgente e destinazione. Okay. Ed è spaventoso vedere quello che succede in rete, come sanno coloro che mi hanno preceduto. Perché bisogna che ricordiamo sempre che il computer non fa quello che vogliamo noi, bensì il computer fa quello che gli chiede di fare chi si presenta a nome nostro. E chi si presenta a nome nostro potrebbe essere in rete collegato da un'altra parte e fare solo questo, andare a cercare informazioni utili da rivendere, o peggio, far danni. Infatti,
Questo ha un costo, la nostra inconsapevolezza ha un costo. E qui, come piace agli americani, si parla di billion dollari, cioè di miliardi di dollari. Chi è che non ha mai perso dati importanti nella sua vita perché si è rotto il PC, perché ha perso un target o peggio una chiavetta con dei dati? Quasi nessuno. Magari costui non aveva il backup, magari qualcuno è entrato in possesso di quei dati e ne ha fatto uso illecito. Il 70%, noi parliamo di big data, di grandi raccolte di dati, ma i dati li generiamo noi e li copiamo sugli endpoint, sui dischi esterni, sulle chiavette, e spesso sono dati che hanno un valore oppure sono dati sensibili. Come diceva allora, il medico dell'ospedale che se ne esce col portatile o col disco esterno con dentro copiate le cartelle cliniche dei pazienti e lo perde, è assolutamente imputabile per negligenza, ma il sistema non se ne rende conto. Il 30% dei dati copiati su endpoint sono dati sensibili, o perché hanno un valore commerciale o perché hanno un valore esistenziale. Un danno esistenziale commesso con uso illecito di informazioni di una persona non è ripagabile da alcuna pena, un danno economico magari sì. Quello che si mette in rete, come sapete, rimane per sempre. Le mie chiavette sono crittografate, anche se le perdo, visto il valore oramai esiguo delle chiavette, non è un grande danno, anche se è detto dato importante. Si dice che basta essere anonimi in rete per non subire danni, non è vero, l'anonimato in rete di fatto non esiste, è solo una questione di tempo e di voglia di scoprire chi uno è. E il mercato, perché è un vero mercato, è un business, degli atti illeciti si basa su delle semplici tecniche di ingegneria sociale, come ad esempio il phishing. Ogni secondo ci sono quasi 8 nuovi utenti della rete, è una cifra enorme, ma sembra che ai governi non interessa, perché questa inconsapevolezza che hanno moltissimi utenti ce l'hanno purtroppo anche i nostri governanti spesso. Quando io dico che la prima cosa è l'atteggiamento di sicurezza, cioè che la sicurezza è un atteggiamento mentale, questo significa che la sicurezza si avvicina alla paranoia. Io conosco persone anche di una certa età che magari non avevano imparato ad usare il PC, che si avvicinano allo strumento del social network con la dovuta cautela e con la dovuta attenzione. E conosco esperti, utenti di informatica, anche professionali, che utilizzano l'informatica in maniera assolutamente inconsulta. E come direbbe Loran, io mi associo, imbecille. E come direbbe Raoul, non sono utenti, ma sono tutti. Sono curioso anch'io. Comunque, non so come si dice tonto in... Non si può dire, imbecille. Vabbè, ok. Allora, in ogni istante una quantità enorme di informazioni viene immessa in rete. In real time c'è una comunicazione compulsiva. Anche le stesse nazioni mettono in rete un sacco di dati. Questo è un sito che raccoglie i dati liberamente accessibili in rete. Qui siamo ad esempio in un quartiere di Parigi e noi vediamo i dati dei privati cittadini. Se noi adesso potessimo cliccare su uno di quei simboletti, ad esempio di Twitter, vedremo quello che in questo momento, in tempo reale, quella persona sta scrivendo sul suo telefonino e sappiamo che lui si trova lì ora. Magari lui non lo sa, ma semplicemente ha attivato la localizzazione sul suo telefonino, ha configurato correttamente le sicurezze e tutto il mondo può sapere dov'è, cosa fa, cosa scrive e come si muove. Il comune di Parigi ci fa vedere qui anche, e lui non sa, che poi si può collettare, si può raccogliere in questo modo le informazioni, anche la posizione esatta dei treni della metropolitana e fra quanti secondi arriveranno alla stazione. Sono anche informazioni di carattere critico che non è utile condividere, non è necessario condividere ciò che non è indispensabile condividere in questo mondo informatizzato.
Ci sono organizzazioni che studiano e analizzano le frasi che vengono twittate in tutto il mondo. E questo lo può fare chiunque spendendo zero, se ha la capacità di farlo, semplicemente attraverso un sito come questo, che raccoglie quello che scrivono tutti gli utenti che sono aperti, cioè che hanno permesso che chiunque veda quello che scrivono. Ci sono nuovi strumenti che non ho inserito per mancanza di tempo, come Periscope, che Twitter ha comprato per 100 milioni di dollari, che permette di riprendere e trasmettere broadcast in tempo reale qualsiasi cosa senza alcun controllo. Io ho provato a guardare cosa fa la gente con Periscope e comincio ad avere delle preoccupazioni sulla salute mentale di molti dei miei simili, perché si fotografano mentre dormono, fotografano l'amico ubriaco disteso per terra, e la cosa che in questo momento va più di moda è mostrare cosa sia nel frigorifero a tutto il mondo. Tutti questi milioni di utenti dei social network hanno un valore. I social network ci danno la possibilità di comunicare gratuitamente, quindi come facciamo ad avere un valore come utente? Semplice, basta vedere il bilancio. Se Facebook ha un bilancio consolidato nel 2011 di 50 miliardi di dollari, vuol dire che nel 2011 ogni utente di Facebook valeva 100 dollari. Allora, in qualche modo, dalle informazioni si ricava utile economico. Allora significa che le informazioni hanno un valore, quindi noi dobbiamo proteggerle. Così si vedono i malfattori. Un danno fatto con l'informatica non è facile da scoprire. In determinati settori è ancora più difficile. Un furto di carte di credito si può scoprire in pochi secondi. Mi arriva un sms perché in questo momento ho fatto un prelievo bancomat a Bucarest, ma magari dopo 10 secondi con la mia carta di credito qualcuno ha comprato qualcosa in un negozio a Manhattan, a New York. Allora la banca mi avvisa, ma sei sicuro di essere tu, perché quella non è stata una transazione online ma locale, blocco la carta di credito, la cosa finisce là. Un furto di dati sanitari che può provocare dei danni esistenziali gravissimi, normalmente, mediamente, viene scoperto dopo un anno e mezzo. Aumenta la quantità dei malware per tutti i tipi di dispositivi, importante anche sui mobile soprattutto. La scorsa settimana Google ha annunciato che da adesso in poi indicizzerà in maniera privilegiata i siti che sono accessibili, sono configurati per essere accessibili dai dispositivi mobili, telefonini, smartphone e tablet, e secondariamente gli altri. Questo significa che sul mobile, sui dati che viaggiano sul mobile, c'è estremo interesse. Questo è quello che costa il crimine informatico, e quello che rende è molto di più. E l'aumento esponenziale, che gli esperti sanno benissimo, che sta avvenendo di malware, cioè di software malevoli che io non voglio ma che qualcuno a tutti i costi tenta di installare sui miei dispositivi, sul sistema Android, è in costante aumento. E non è che gli utenti Apple se ne stiano al sicuro o che i sistemi operativi della Apple siano più sicuri, semplicemente siccome fino a poco tempo fa erano il 3% dei dispositivi al mondo, non erano di interesse. Qualunque tipo di business, e in particolare anche l'attività di una nazione, e in particolare anche l'attività di carattere sanitario, è esposta a questi problemi. Non a caso gli americani hanno istituito un cyber command, cioè un gruppo che si occupa di cybercrime e di guerra elettronica, come si diceva una volta nel 82, quando facevo le mie prime esperienze, perché i cattivi ragazzi sono dappertutto, ma solo qualcuno è un bravo ragazzo come quelli che abbiamo visto prima. La cosa pericolosa è anche la possibilità di interferire con i sistemi industriali. I virus su sistemi SCADA, ne abbiamo avuto alcuni esempi negli anni scorsi, sono di estremo pericolo. Non è che le stazioni spaziali siano esenti, ci hanno raccontato che un astronauta aveva portato un virus su una chiavetta, non siamo proprio sicuri che sia veramente così.
Infatti anche da noi in Italia c'è stata una conferenza sulla guerra cibernetica, una cosa di cui si parla e non a sproposito. La sicurezza è una catena e, come sanno gli esperti, il livello di sicurezza di un sistema complesso è esattamente uguale al livello di sicurezza dell'anello più debole della catena della sicurezza. Se io ho blindato un aspetto che ho visto come pericoloso ma non ho controllato l'insieme, avrò un anello debole che fa l'effetto del laccio della scarpa e lì la catena si spezzerà e io non sarò più sicuro. Sembra strano, ma il punto più debole in assoluto è la password, perché oramai i sistemi si possono configurare in maniera tale da scoraggiare i malfattori. Scoraggiare i malfattori non perché abbiano poche conoscenze tecnologiche, ma perché è più facile imbrogliare gli utenti e fargli fare le cose, ad esempio col phishing, piuttosto che craccare un sistema. Se un utente usa una password debole e non la cambia frequentemente, quello sarà il punto debole, quello sarà l'anello debole della catena. In particolare in sanità, dove si comincia a fare IR, telemedicina, telemonitoraggio, teleconsulto, telediagnostica, telegestione di sistemi cardiologici impiantati come i pacemaker e i defibrillatori, con cui qualcuno un giorno potrebbe uccidere la gente da remoto, perché oramai sono collegati wireless in rete per comodità d'utilizzo e di monitoraggio. Tutte cose sviluppatesi negli ultimi 10 anni. I legislatori hanno fatto una forte rincorsa allo sviluppo tecnologico stabilendo delle regole. Da noi in Italia il crimine informatico esiste per legge dal 1995. Non da molto tempo fa, da 20 anni. La tutela dei... Grazie, sì. Io tendo a essere lungo, ma ho promesso di essere breve. La tutela dei dati sensibili riferiti alla persona è strutturata seriamente da noi in Italia con la 196 nel 2003. Quindi non è passato molto tempo. Però noi usiamo pesantemente l'informatica su dati critici per le persone. Abbiamo abbandonato strumenti semplici per passare a strumenti complessi che però non sappiamo guidare. E i nostri governi ci dicono sempre che non hanno soldi. In Italia si dice la coperta è corta, se copri da una parte non riesci a coprire dall'altra. In più abbiamo il cloud computing, ci dicono metti i dati nel cloud, costa molto meno. Noi ti garantiamo il backup, ti garantiamo che sono copiati 9 volte in 12 paesi diversi, e io dico sotto 12 legislazioni diverse, dove non ho la garanzia di tutelare i miei dati. Io che sono un esperto, così dicono, la soluzione c'è, cioè, i dati li crittografo, devo mantenere io la chiave di crittografia. Poi c'è un problema che è quello del quale, per il quale, se voglio vedere i miei dati devo scaricarmi in locale e decrittarli, perché altrimenti se li decritto sul server del mio fornitore gli fornisco anche la chiave. Ma si risolve anche quello, la tecnologia ci viene incontro. Io ho la soluzione, bisogna fare un contratto come si deve. Noi abbiamo provato a fare una gara d'appalto per acquistare una risonanza magnetica. Io ho fatto forzatamente dal mio ufficio inserire dentro le clausole relative al rispetto delle normative di privacy. Nessun fornitore si è presentato alla gara perché non esisteva un prodotto a norma, ed erano 2 anni fa. Quando io ho chiesto ai fornitori, ho fatto chiedere a uno studente che doveva fare un dottorato, per la tesi ha fatto una ricerca, ha intervistato fornitori come General Electric, Philips, i colossi mondiali, e gli hanno detto ma perché non curate la sicurezza dei vostri sistemi informatici che gestiscono queste costosissime macchine medicali? Perché il software che gestisce queste macchine con le quali si prendono decisioni cliniche non è certificato come invece è certificato medical device la macchina? Adesso è obbligatorio, ma non lo fanno ancora. E hanno risposto perché il mercato non ce lo richiede. Perché tutti i tecnici al mondo conoscono l'unica password di accesso tecnica alla macchina e io devo dargli l'accesso remoto per la telegestione per contratto? Non glielo do.
poi dicono che sono cattivo. Siccome la sanità è una miniera enorme di dati dal valore enorme, i malfattori cominciano ad abitare negli ospedali, sono gli insider. C'è stato il 600% di aumento degli attacchi a sistemi ospedalieri l'anno scorso. E poi abbiamo i personal device mobili, tutti quei dispositivi che con collegamento Bluetooth facilmente craccabile ci inviano dati di nostra proprietà, sulla nostra salute e dati di carattere personale, l'internet delle cose, come si dice. Va di moda chiedere il riscatto, come ci hanno spiegato prima, sui dati nel cloud, te li crittografo, ti dico se vuoi averli indietro, cioè se li vuoi vedere, devi pagare. Tu mi paghi e io comunque non te li faccio vedere, perché devo rischiare di collegarmi di nuovo o di darti la possibilità di individuarmi, ormai mi hai pagato, nel frattempo quei dati li ho copiati e me li sono venduti. I collegamenti web sono la più grande linea di business per gli over the top, cioè per le grosse multinazionali mondiali, Google, Apple e così via. Dobbiamo pensare a quale vogliamo che sia il bilanciamento degli interessi tra il fornire informazioni e l'avere in cambio qualcosa che mi può essere utile. Ok? I benefici che ho al momento sono assolutamente insignificanti rispetto agli utili che ha qualcun altro. E non parlo qui dei danni che mi possono fare, sia come pubblica amministrazione che come privato cittadino. Quindi è ovvio che è indispensabile avere il controllo di queste cose ed è indispensabile che i governi si diano da fare. Come ritengo utilissimi dei tavoli di confronto tra paesi diversi su questi argomenti, per avere una linea di azione comune e magari avere un certo europeo. Okay. Perché la data protection è un prerequisito. Scusate. Non a caso il legislatore europeo ha pensato a un regolamento sulla data protection che tutti i paesi membri dovranno rispettare, dove si considera anche data breach, la obbligatorietà di segnalare incidenti informatici, l'obbligatorietà di valutare preventivamente alla messa in esercizio di un qualunque sistema l'impatto e l'impatto privacy, l'obbligatorietà di avere la privacy by design sul software e la privacy by default sull'organizzazione e i sistemi. C'è questa nuova figura del Data Protection Officer che dovrebbe riuscire a coordinare tutti questi aspetti con un approccio multidisciplinare e specialistico. Quindi le soluzioni che tutti noi auspichiamo sono quelle dell'approccio multidisciplinare e multinazionale, della raccolta e distribuzione delle best practices, della dissemination delle best practices, dello scambio di esperienze, come in questo caso, utilissimo, il tutto in real time, perché la tecnologia serve anche a questo. Io vi ringrazio e ho finito. Grazie.